Team di soccorritori Carosello 3000 controlla un'area sciabile che si estende su 20 km quadrati. Il nostro compito è quello di mettere in sicurezza le piste e di intervenire in caso di infortunio. Ogni giorno riveliamo i dati meteorologici e nivologici, altezza neve fresca e densità. Tutte le mattine controlliamo che le piste non presentino situazioni anomale da segnalare e che tutto sia perfettamente in sicurezza e la segnaletica sia ben posizionata e ben visibile. Fabio, pista centrale femminile aperta. Ricevuto, possiamo aprire. La strategia di intervento che le squadre di soccorso operano rispetto a una chiamata, un'eventuale chiamata di soccorso, sono appunto quella di localizzare innanzitutto l'infortunato, di poter far partire un primo soccorritore per una prima valutazione sul paziente e di conseguenza di organizzare al meglio quello che poi è il trattamento del paziente dal luogo dell'evento fino alla consegna a valle per l'ambulanza, per il soccorso avanzato che poi porterà nei presidi idonei la persona infortunata. Una volta arrivati sul paziente, trovato il luogo dell'evento, viene fatta una prima valutazione da parte del soccorritore che arriva per primo sul posto, di conseguenza viene deciso una strategia di intervento con i presidi più idonei e l'evacuazione dal posto dell'avvenuto infortunio a valle con il toboga. A volte, trattandosi di traumi maggiori, con una consultazione telefonica con la centrale operativa dell'emergenza urgenza, sta a loro decidere eventualmente di mandare l'elisoccorso per fare una più celere evacuazione del paziente e portarlo direttamente nell'ospedale di riferimento che loro poi decidono di attivare. Installando sullo smartphone l'applicazione mobile My 3000 è possibile contattare direttamente il soccorso e inviare un messaggio con le proprie coordinate geografiche che noi poi visualizzeremo direttamente su Google Maps. Fabio, chiusura pista terminata. Va bene, ricevuto. Capo gattista, la tua squadra può partire.